filosofo della società autonoma è un greco francese, Cornelius Castoriadis. C'è qua tutto il programma della decrescita, solo che manca la parola decrescita, perché lui pensava che si tratta di creare semplicemente una società autonoma o democratica, va detto una società dentro la il quale gli uomini decidono del loro futuro. Autonoma nel senso forte della parola, autos, nomos, che si dà le proprie leggi. E che non, perché la modernità pensava di creare, costruire una società emancipata. La parola sempre nell'Aufklärung, tutti i pensatori dell'illuminismo, come dite in italiano, l'Aufklärung, illuminismo, le lumière. Tutti i pensatori delle lumière parlano di emancipare l'uomo. Cosa vogliono dire? Emancipare precisamente dell'eteronomia, vedete, della trascendenza, che gli uomini devono ripossessarsi del loro destino, non pensare che il loro destino è scritto per l'eternità, sia nel Corano, nella Bibbia, negli Vangeli, che è rompere, almeno per la società civile, i legami con la religione, con la trascendenza, anche con i costumi, e dare a loro stessi le proprie leggi. Questo era il progetto emancipatorio dell'illuminismo. Ma alla fine abbiamo costruito la società più eteronoma della storia umana, perché oggi obbediamo alla dittatura dei mercati finanziari, alla cosiddetta mano invisibile dell'economia. Allora non soltanto, meglio obbedire a Dio che alla mano invisibile dell'economia e ai leggi della tecnoscienza. Allora abbiamo riuscito a costruire una società molto, e dobbiamo ritrovare, e questo è il progetto della società autonoma per Illich e ancora di più per Castoriadis, ritrovare questa emancipazione. Un secondo piccolo testo che nel medesimo tempo. Allora questa è naturalmente suppone una vera rivoluzione culturale, per questo la decrescita è una rivoluzione culturale, va detto, cambiare di immaginario, decolonizzare il nostro immaginario. C'è tutto questo programma della decrescita. E direi, per concludere questo punto sulla decolonizzazione, questa lezione sulla decolonizzazione dell'immaginario, che siamo diventati tossicodipendenti della crescita, del consumismo, della società dei consumi. E allora sì che è chiaro che nel problema della droga, della tossicodipendenza, ci sono due cose, i drogati e i drogatori. I drogatori naturalmente sono le 2000 imprese transnazionali che si sono raggruppati in un lobby che si chiama World Business Council for Sustainable Development. E in questa organizzazione c'è Monsanto, Novartis, Total, Rhône-Poulenc, Nestlé, tutti i più grandi inquinatori del pianeta. Ma il secondo problema, allora naturalmente c'è un problema, come affrontare questo potere. Stamattina qualcuno ha chiesto la parola, la domanda, potere e politico. E Alberto ha detto, c'è uno che ha voluto, in Africa, che ha voluto
riprendere il potere, che è Thomas Sankara, è stato assassinato. C'è un altro nel Cile, Allende, che l'ha voluto fare, e lo è, ho riletto recentemente uno dei suoi ultimi discorsi a New York, nelle Nazioni Unite, e lui dice: siamo vittime noi in Cile di un potere invisibile, il potere delle imprese transnazionali. E lui è stato assassinato precisamente da questo, sì, potere. E allora, ma la seconda cosa sono i drogati. Il problema è che i drogati e sono tossicodipendenti della loro droga e hanno generalmente preferiscono continuare a frequentare il loro dealer piuttosto che intraprendere una cura di disintossicazione. E solo quando c'è una minaccia forte, ma precisamente ora viviamo un momento dove c'è una minaccia forte con il cambiamento climatico, con la sesta estinzione delle specie, con tutte queste minacce sull'ambiente. Solo quando c'è una minaccia sono, diciamo che alcuni, speriamo una maggioranza, sono pronti a intraprendere una cura medicinale. Una cosa, perché a Roma, tu mi hai detto, ma perché, quale parola possiamo mettere al posto? Allora naturalmente, e questo traduce anche la colonizzazione dell'immaginario, perché per secoli e secoli la gente non ha pensato la sua vita, il suo futuro attraverso una parola economica come lo sviluppo. Siamo tossicodipendenti anche delle parole. Allora c'è in francese la parola épanouissement, che va abbastanza bene. Poi ho pensato, ma c'è anche in Italia, in italiano non c'è épanouissement, ma c'è accomplissement, compimento, può dire, si dice. Compimento. Ma la parola non è molto. Si pensa che abbiamo bisogno di una parola perché siamo diventati dipendenti di modelli, di modello di sviluppo com'è, e che abbiamo l'impotenza di uscire di questi legami. Tutte le società hanno un ideale, una visione. La società nel Medioevo era il bene comune, e anche sarebbe interessante recuperare le parole delle molte società africane che hanno, come penso a una bella parola dei Peul, che in Pular hanno una parola che trovo molto bella, Bamtare, che alcuni esperti l'hanno recuperato per tradurre lo sviluppo, ma come l'ha detto un Peul, questo è totalmente falso, perché non è ciò che vogliono i Peul, non è assolutamente, non ha niente da vedere con lo sviluppo economico dei bianchi. La parola Bamtare per i Peul nella lingua Pular significa essere bene tutti insieme nel villaggio, perché l'unità umana politica è il villaggio. E allora hanno un'illustrazione, un simbolo di questa di quest'ideale del Bamtare. Quando si costruisce una casa, la casa Peul è una casa in terra, come si dice, in pisé, quadrata, e sopra si costruisce i quattro muri, poi sopra si pone il tetto, che è come un capodicino cinese, circolare. Il tetto si fa a terra, poi tutto il villaggio si riunisce e lo pongono. Allora si dice che non si deve mettere i giganti di un lato e i nani dell'altro, tutti devono essere insieme, collaborare per
porre il tetto. E per loro questo è il simbolo di trovarsi bene insieme, tutti insieme in un villaggio, collaborare insieme quando non c'è problemi, perché la cosa più terribile per un villaggio Peul è quando c'è, e questo succede di tanto in tanto, che c'è problemi che dentro il villaggio è lacerato da dell'odio di una famiglia contro l'altra, eccetera, e che non c'è più questa armonia. Essere, vivere bene tutti insieme, questo è un ideale che si basta a se stesso, non hanno perché come hanno abbastanza da mangiare, si vive bene così,